Se giro questo, monto quest'altro, programmo questa uscita, magari sì, si può fare. Il tuo periodo numero 3479 è ricco di storie interessanti. Si inizia dalla cover story, il primo episodio della nuova avventura di Paperinck, passando poi per il secondo episodio dell'incubo dell'isola di Corallo, in cui in questo caso vediamo Topolino che cerca di evadere dalla prigione in cui, in qualche modo, Macchianera è riuscito a rinchiuderlo. Concludendo poi con il ritorno di Zio Paperone a Dawson, nel Klondike, probabilmente la storia migliore dell'album. E allora voi che vi apprestate a vedere questo video, vi potreste legittimamente chiedere perché alla fine ho deciso di utilizzare come gancio scientifico per questo nuovo video di Topolino Comics and Science proprio l'autoconclusiva finale? Semplice, perché i modelli della serie Paperi spaziali di Roberto Gagnor e Federico Franzò troviamo Pico de Paperis che in una lezione che tiene al parco. Sarebbe bello fare lezioni e conferenze al parco, vero? Il tuttologo di casa Disney racconta due dei modelli principali con cui gli astronomi hanno descritto il moto dei pianeti all'interno del Sistema Solare. I due modelli principali su cui Pico si sofferma sono quello geocentrico, sviluppato da Claudio Tolomeo, e quello eliocentrico, sviluppato da Niccolò Copernico. In latino è Nicolaus Copernicus, ma esistono anche i due nomi in polacco e in tedesco che non mi arrischio per niente a pronunciare. Il modello di Tolomeo risale al secondo secolo d.C. e riprende il modello geocentrico di Aristotele e al tempo stesso risulta matematicamente molto più preciso rispetto al modello eliocentrico sviluppato da Aristarco da Samo nel terzo secolo a.C. La maggiore precisione del modello di Tolomeo rispetto a quello di Aristarco è però pagata con una descrizione matematica e geometrica molto più complicata. Per Tolomeo, infatti, il moto dei pianeti è descritto utilizzando i cosiddetti epicicli e deferenti. Vediamo cosa sono. L'epiciclo è l'orbita che effettivamente il pianeta compie nello spazio. È un'orbita circolare intorno a un centro. Il centro di quest'orbita, a sua volta, si muove intorno alla Terra, lungo un'orbita che viene detta deferente. In questo modo il modello di Tolomeo riusciva ad essere molto più aderente alle osservazioni astronomiche, realizzando anche delle previsioni molto più precise rispetto al modello di Aristarco. Per avere però un modello eliocentrico che riuscisse a essere più preciso di quello di Aristarco e quindi anche competitivo con quello di Tolomeo, dobbiamo aspettare il XV secolo con Niccolò Copernico. Copernico, che morì nel 1473, si tenne però in tasca il suo modello. Dopo anni di studi, infatti, aveva scoperto che un modello eliocentrico, proprio come quello proposto molti secoli prima da Aristarco, era in grado di descrivere molto meglio le osservazioni astronomiche. Ovviamente un modello con le opportune modifiche matematiche. Il problema era che l'aria che tirava all'epoca non era proprio salubre per un'idea di questo genere, così decise di non divulgare la sua scoperta. Il De Revolutionibus, però, l'opera in cui viene descritto il modello di Copernico, venne pubblicato proprio nell'anno della sua morte dal suo assistente, Georg Joachim Retics, o Reticus in latino. Che comunque ebbe non pochi problemi per riuscire a far pubblicare la prima e poi anche le successive edizioni. Della storia di queste difficoltà nella pubblicazione del De Revolutionibus e soprattutto della storia dello stesso Copernico, se ne occupa Dava Sobel, né Il segreto di Copernico, un libro che decisamente vi consiglio di recuperare. Il modello di Copernico, però, a sua volta aveva un piccolo problema, perché così come il modello di Tolomeo prendeva in considerazione solo orbite circolari. Questo ovviamente per far rendere preciso tanto quanto quello di Tolomeo il modello eliocentrico, voleva dire introdurre delle complicazioni che erano paragonabili agli epicicli e ai deferenti di Tolomeo.
Se non che Johannes Kepler, o Giovanni Keplero, scoprì le famose tre leggi di Keplero. E la loro introduzione all'interno del modello eliocentrico permetteva a quest'ultimo di diventare decisamente molto più preciso rispetto a quello geocentrico. Tra l'altro, le tre leggi di Keplero di solito è un esercizio che viene fatto fare agli studenti del liceo scientifico e vengono ricavate proprio dalla gravità di Isaac Newton. La nostra storia però non può dirsi conclusa se prima non cito almeno un altro paio di modelli. Il primo risale al 1588 e venne sviluppato da quello che possiamo considerare come l'ultimo grande astronomo ad osservare il cielo a occhio nudo, Tycho Brahe. Le sue osservazioni erano così precise che Kepler basò le sue scoperte, le sue leggi di Keplero, proprio sulle osservazioni di Brahe. Quest'ultimo in un certo senso cercò di salvare capra e cavoli, cioè le cose buone che c'erano nel modello eliocentrico, quindi una qualcerta semplicità matematica, e le cose buone che c'erano nel modello geocentrico, cioè non offendere le autorità filosofiche e religiose che invece ritenevano che dovesse esserci la Terra ferma, immobile all'interno dell'universo. Il modello di Tycho Brahe, infatti, prevede la Terra ferma con la Luna che le ruota intorno. Inoltre, al centro, più o meno, diciamo periodicamente al centro, si trova il Sole con intorno Mercurio e Venere. Quest'ultimo, insieme a questi due pianeti, ruota intorno alla Terra, ferma, mentre il resto dei pianeti ruota intorno a questa specie di piccolo sistema geocentrico, che però è anche al tempo stesso eliocentrico. Ovviamente sappiamo che poi, grazie alla forza della semplicità e alle osservazioni astronomiche che l'hanno confermato, a vincere è stato il modello eliocentrico. Però il modello eliocentrico basato essenzialmente sulla gravità newtoniana non riesce a spiegare esattamente tutti i moti degli oggetti all'interno del sistema solare. Il moto di Mercurio, infatti, così come viene descritto dalla gravità newtoniana, non è esattamente uguale al moto che osserviamo. Per poter spiegare il moto osservato di Mercurio, bisogna aspettare il 1916, quando venne finalmente pubblicata la gravità generale di Albert Einstein. Secondo la gravità di Einstein, ogni oggetto presente nell'universo deforma lo spazio-tempo in funzione della sua massa. E quando ci si trova vicini, ad esempio al Sole, non si possono trascurare queste deformazioni. E quindi sono queste ultime che permettono di spiegare in maniera molto più precisa il moto di Mercurio. Tra l'altro, queste stesse deformazioni sono proprio quelle di cui bisogna tenere conto quando si utilizzano i satelliti geostazionari per comunicare la posizione ai nostri dispositivi. Altrimenti, senza le correzioni relativistiche, il GPS commetterebbe un errore di diversi chilometri e non di pochi metri, al massimo poche centinaia. Chiudo qui finalmente questa carrellata sui modelli matematici che abbiamo utilizzato nel corso della storia per descrivere il moto degli oggetti nel sistema solare e più in generale nell'universo. E vi do appuntamento al prossimo video che, se tutto va bene, sarà dedicato al pianeta Ramingo, storia di Francesco Vacca e Marco Mazzarello, in pubblicazione sul Topolino numero 3480. Per cui, se volete restare aggiornati su quando questo video uscirà, non vi resta che iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche. E, ovviamente, in chiusura, non posso che dirvi saluti a tutti e soprattutto cercatevi un posto fresco. E speriamo che il prossimo video riesca ad uscire in tempo, ma potrebbe anche esserci qualche ritardo perché nel frattempo sono in partenza. Buon agosto a tutti!